Buongiorno a tutti voi, bentrovati. Siamo ancora insieme con Verso gli Altari in una puntata particolare, speciale. Siamo al termine della nostra serie televisiva per questa stagione televisiva, è vero Fraezio? Bentrovato. Bentrovato Nicola, bentrovati amici di Padre Pio TV. Sì, è proprio siamo giunti all'ultima puntata di quest'anno, per anche questa puntata sarà ricca di immagini abbastanza significative e profonde. L'abbiamo ribattezzato un po' Scienza e Fede alla scuola di Padre Pio, ma parleremo anche di missionarietà e di francescanesimo con un'altra bella figura cappuccina, ma vogliamo iniziare appunto parlando di scienza e fede con una figura che sicuramente sentiamo vicina, a noi molto cara. Parliamo di Enrico Medi. Vediamo subito una scheda biografica e poi saremo insieme per approfondirne la vita e le opere. Enrico Medi nacque a Porto Recanati il 26 aprile 1911. Trasferitosi a Roma con i familiari, fu allievo del Collegio Santa Maria dei Padri Maristi. Frequentò quindi il liceo dei Gesuiti, all'Istituto Massimo, dove fu tra i fondatori della Lega Missionaria Studenti. Si laureò a 21 anni in fisica pura, avendo come relatore della tesi il professor Enrico Fermi. Il giorno dopo la laurea fu avvicinato dal professor Antonino Losurdo, che gli propose di diventare suo assistente. In seguito conseguì la libera docenza in fisica terrestre. Nel 1942 ottenne la cattedra di fisica sperimentale all'Università di Palermo. Dopo alcuni anni, le sue intuizioni sul campo magnetico terrestre vennero confermate dalla NASA, che annunciò la scoperta delle fasce di Van Allen. Durante la Seconda Guerra Mondiale si stabilì per alcuni mesi a Belvedere Ostrense, impegnandosi ad alleviare le sofferenze della popolazione, coordinando la pontificia opera di assistenza. Nel 1946 venne eletto all'Assemblea Costituente e nel 1948 fu confermato deputato al Parlamento. Eletto presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica, realizzò una rete di osservatori geofisici in tutto il mondo. Nel 1952 fu chiamato alla cattedra di fisica terrestre all'Università di Roma e dall'anno successivo rinunciò alla carriera politica per dedicarsi solo alla scienza e all'apostolato. Aveva intuito infatti il potere di divulgazione della televisione per la scienza. Realizzò seguitissimi corsi di fisica sperimentale. Nel 1958 fu nominato vicepresidente dell'Euratom. In questa veste organizzò nei sei stati membri all'epoca della Comunità Europea alcuni centri per la ricerca scientifica, facendo approvare la legge per la protezione dalle radiazioni nucleari. Nel 1966 fu nominato dalla Santa Sede membro della Consulta dei Laici per lo Stato della Città del Vaticano. Dopo aver incontrato Padre Pio, divenne suo figlio spirituale. Diceva: Padre Pio, per 27 anni, fino al giorno della sua morte, ha guidato la mia vita con saggezza infinita, con prudenza, da colossale santo della Chiesa. Si confessava spesso da lui e più volte gli servì la Santa Messa. Durante i funerali di Padre Pio commentò i misteri del Rosario. Morì a Roma il 26 maggio 1974. Venne sepolto nella tomba di famiglia a Belvedere Ostrense. Il processo diocesano per l'accertamento delle virtù eroiche è quindi iniziato il 26 maggio 1995 e si è concluso il 26 settembre 2013. Gli atti del processo sono stati convalidati il 29 aprile 2016. Questa è una scheda sintetica, sono tante le esperienze che Enrico Medi ha lasciato nell'ambito della scienza e non solo. E noi per approfondire alcuni di questi aspetti abbiamo in collegamento telefonico una delle figlie di Enrico Medi. Si tratta di Maria Stella Medi, che salutiamo e alla quale diamo il nostro benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, siamo in sua compagnia, siamo onorati di questo, per fare un po', ecco, una ulteriore sintesi su questa vita che non diciamo retoricamente è sicuramente straordinaria. Grazie, certo. Grazie davvero. Allora, abbiamo detto del Enrico Medi scienziato, sono tante le cose che ecco, ha lasciato al mondo della scienza, ma da figlia, ecco, cosa ci può raccontare della vita di Enrico Medi?
Mi dica. Ecco, diciamo, da figlia, da esperienza diretta, vissuta in famiglia, cosa ci può raccontare di Enrico Medi? Era un padre straordinario. Il poco tempo che aveva, veramente poco, perché lui si dedicava alla società, alla politica, soprattutto alla scienza, all'insegnamento, cioè aveva tanti, tanti interessi. Ma quel poco tempo che stava in famiglia veramente ci dava di tutto. Mi ricordo che a tavola eravamo sei sorelle, purtroppo due sono mancate, e ci spiegava la fisica, la teologia, era veramente una fonte di istruzione incredibile, ma poi era molto divertente, perché papà, oltre a questo, era quest'animo molto, come posso dire, anche infantile, cioè ci faceva giocare, facevamo le partitine a calcio, noi eravamo, ecco, era un papà completo, e ci ha dato moltissimo affetto. La sua mancanza non la sentivamo, perché quel poco che poteva, poverino, restare con noi era pieno di gioia. Ecco, abbiamo fatto riferimento alle sue sorelle. C'è una particolarità che contraddistingue i vostri nomi. I vostri nomi iniziano tutti per, certo, Maria. Certo, tutte: Maria Beatrice, Maria Chiara, che purtroppo è mancata, Maria Pia, Maria Grazia, che anche lei purtroppo è mancata. Sono io, Maria Stella e Maria Emanuela, le sue sei Marie, come diceva papà. Tutte dedicate alla Madonna. E questo ci introduce ad un altro aspetto che vogliamo mettere in risalto quest'oggi, proprio la fede di Enrico Medi. Ecco, rispetto a questo, cosa ci può raccontare? Beh, tutte le sere noi avevamo una cappella a casa, perché avevamo avuto il grande privilegio da Pio XII di poter tenere il Santissimo a casa, e tutte le sere noi dicevamo il rosario, oltre alle messe, naturalmente la domenica o alle festività. E cosa vuole che le dico? Io vedevo questo papà che veramente, quando si metteva in preghiera, quasi si trasfigurava nella sua adorazione, nel suo proprio darsi al Signore totalmente. Ecco. Sì, un esempio grande, che è corroborato, fra Ezio, dal suo stretto rapporto con Padre Pio. Di questo. Alle volte sembra quasi, sì, come se scienza e fede entrassero in contrasto tra di loro. Io penso che questa bella figura, Maria Stella, sì, possa essere significativa anche per gli scienziati, che sono alla ricerca continua, diciamo, di un infinito. È una bella figura, ecco, quella di papà, quindi noi abbiamo colto questa opportunità di poter ascoltare questa tua testimonianza. Posso dire che era una figura completa, perché era tra l'altro una persona veramente, come posso dire, istruita, cioè lui sapeva tutta la Divina Commedia a memoria, sapeva tutti i classici a memoria, e in più questa fede. Lui era laureato in teologia alla Gregoriana, oltre alle varie altre sue lauree. Perciò era un uomo completo, perché tra la fisica e questa grande fede, che poi spiegava la fede con la scienza e la scienza con la fede, e aveva un dono, secondo me, cioè, come dicono anche gli altri, il dono di spiegare con una semplicità incredibile. Cioè, cosa vuol dire spiegare così facilmente la fede con la Chiesa, con la religione? Cioè, aveva una chiarezza nella sua mente di conciliare, appunto, come dicevo prima, la fede con la Chiesa, straordinaria. Ecco, del suo rapporto con Padre Pio abbiamo ancora un paio di minuti a disposizione. Sì, spiego
una cosa bellissima di papà. Dunque, papà arrivò travagliosamente a San Giovanni Rotondo sotto la guerra, perché aveva sentito parlare di questo grande sacerdote, frate, e si mise in fila davanti alla chiesina di allora, parliamo degli anni, che cos'era? Mi sembra che era il 45, 46. E si mise davanti lì, eccetera, e quando passò Padre Pio alle 5 di mattina, vide mio padre e gli disse: Enrico, finalmente sei arrivato, ti aspettavo da tanti, non l'aveva mai visto. È bello, una bellissima testimonianza questa, comune anche a tante altre figure sono state legate a Padre Pio. Sì. E da quel momento un vincolo strettissimo che non si è mai grandissimo, grandissimo. Proprio, infatti lui ha commentato: l'ultima cena di Padre Pio e il suo funerale. Mi ricordo mio padre straziato da questa purtroppo morte. Maria Stella, noi la ringraziamo davvero di cuore per la sua testimonianza. Ma io sono onorata che voi ricordate così papà. Sa, non c'è cosa più bella per una figlia, no? Certo, grazie di cuore. Grazie mille e buon lavoro. A presto, grazie. Arrivederci. Frezio, sono sempre belle queste testimonianze, sì, genuine, di vita vissuta accanto a queste figure. Nella semplicità, ecco, quando parlava Maria Stella, no, diceva, aveva questa capacità il babbo di essere molto semplice. Mi veniva in mente, no, sai, il Signore quando doveva spiegare ai suoi discepoli qualche cosa di profondo, utilizzava sempre le parabole, in una maniera semplice, in modo tale con delle immagini potesse subito percepire. E io penso che questa è una grande virtù che hanno i grandi, la semplicità. La semplicità, e questo si è dimostrato anche nell'ambito della comunicazione televisiva, come ci raccontava Maria Stella, nel spiegare concetti difficili, sicuramente complicati, complessi, legati alla fisica e alla scienza in generale, in maniera così fruibile per tutti. Frezio, noi ci fermiamo per qualche minuto, poi saremo insieme e torneremo nell'ambito francescano cappuccino. A dopo. Torniamo dunque insieme per trasferirci nella Sicilia di qualche secolo fa. Lo facciamo attraverso la vita di un frate cappuccino, Fra Andrea da Burgio, del quale ascoltiamo e vediamo una sintesi biografica. Nicolò Sciortino nacque a Burgio, in provincia di Agrigento, i primi di settembre del 1705. La sua giovinezza trascorse tra i campi e la cura del gregge, nella masseria di famiglia. È rimasto orfano di entrambi i genitori, poco più che ventenne, si assunse il ruolo di tutore dei fratelli e delle sorelle, tra ingratitudini e guai. Arrivato alla soglia dei 30 anni, visto che non parlava di matrimonio, occupato com'era nel lavoro e nella pratica della vita cristiana, anzi non nascondeva la volontà di entrare in convento, i parenti gli combinarono il matrimonio con una ragazza di buona famiglia. L'affare naufragò provvidenzialmente per un contenzioso che riguardava la dote matrimoniale e Nicolò riprese la spola tra la sua casa e il convento dei Cappuccini per chiedere di essere ammesso alla vita religiosa più volte negatagli. Venuto a conoscenza della presenza del padre provinciale Fra Innocenzo da Chiusa, in visita ai frati del convento di Burgio, tornò alla carica per l'ennesima volta, ricevendo ancora promesse vaghe. Ma Nicolò fece ricorso ad un ingegnoso espediente, attese che il provinciale lasciasse il convento di Burgio e si mise a seguirlo, piangendo ed implorando di essere ammesso tra i cappuccini, fino alla porta del convento di Bivona. Era il 1 aprile del 1735 quando finalmente Fra Innocenzo firmò la sospirata e attesa obbedienza, con la quale autorizzava il guardiano del convento di noviziato di Erice a ricevervi Nicolò Sciortino del Burgio per laico col nome di Andrea. Per quasi un decennio peregrinò in alcuni conventi della provincia, facendosi notare ovunque per fede, bontà e mansuetudine. Nel 1745 Fra Andrea chiese di potersi recare in Congo, in una missione che per le enormi difficoltà di ogni genere incontrate dai frati che vi si avvicendavano, venne designata come il cimitero dei Cappuccini. A Luanda Fra Andrea incarnava il modello di missionario voluto da San Francesco, cioè quello del fratello tra i fratelli, facendosi tutto a tutti,
e continuando il suo stile di vita austero, non curante delle fatiche e del clima. Nel 1763 Fra Andrea venne richiamato in provincia, ma prima il cappuccino doveva fermarsi alla corte di Lisbona su richiesta del re del Portogallo. Rientrato a Palermo, ai confratelli che gli chiedevano cosa facesse alla corte di Lisbona, Fra Andrea rispondeva tra il serio e il faceto: «Facevo da pulcinella». Gli ultimi anni di vita di Fra Andrea trascorsero nella contemplazione, penitenza e generosità verso i poveri, accreditando e accrescendo quella fama di santità che il cappuccino di Burgio aveva già prima di partire per l'Africa. Sorella Morte visitò Fra Andrea da Burgio il 6 giugno 1772 in quella stessa cella del convento infermeria di Palermo dove aveva finito la sua giornata terrena un secolo prima Fra Bernardo da Corleone, oggi santo. Molto presto, dal sepolcro del missionario cappuccino, cominciarono a fiorire grazie e miracoli, rinsaldando quel vincolo di affettuosa vicinanza mai interrotto, soprattutto con i suoi concittadini di Burgio, che oggi ne reclamano a gran voce la beatificazione. Ecco, a parlare con noi di Fra Andrea Burgio abbiamo in collegamento con noi dalla Sicilia Fra Michele Barone. Pace bene, ben trovato Michele. Buongiorno e pace bene a voi. Allora Michele, subito ti lascerei la parola per farci gustare, ecco, questa figura cappuccina. A te. Sì, vorrei iniziare proprio con te, che ciò che mi colpisce del venerabile Andrea da Burgio è la sua attualità. L'attualità data da un modo di vivere e incarnare la fede che egli ha avuto nel suo tempo e che ritengo essere ancora oggi, ecco, molto attuale e necessaria per i nostri giorni. Andrea da Burgio ha vissuto, ecco, una fede incarnata e direi in modo anche molto umano. Ciò che lui ha testimoniato con la sua vita è stata la vicinanza, la cura, l'attenzione a partire dai suoi familiari e poi, ecco, un po' allargando l'orizzonte verso le persone che incontrava ogni giorno, ecco, nella sua stessa cittadina, prendendosi cura di quelle che erano le dimensioni umane, ordinarie e quotidiane. Dicevano fondamentalmente queste attenzioni verso l'altro la sua capacità di distaccarsi dal proprio sé, da se stesso, per prendersi cura degli altri. C'è una fede, direi, così come sarebbe necessaria oggi, a mio parere, che abbia come orizzonte l'altro, l'altro nei suoi bisogni e nelle sue, ecco, necessità. Una fede umana e non una fede spesso disumanizzata come tante volte la si vive, concentrati e centrati su di sé. Questo amore all'altro lo spinse anche ad andare oltre e quindi anche a muoversi per la missione in Luanda e in Congo. Anche lì, ecco, vedo proprio questa profonda umanità, questa profonda attenzione del venerabile Andrea nei confronti dell'altro, che non si è limitato alle persone vicine a sé, ma proprio ha voluto attraversare l'oceano per raggiungere, ecco, quelle persone che erano maggiormente bisognose. E lui visse da fratello tra fratelli, facendosi tutto a tutti, senza alcuna pretesa, mostrando semplicemente, direi, paternità di Dio, questa fraternità universale che oggi il nostro Papa Francesco è orizzonte da guardare e da vivere. E poi mi piaceva proprio cogliere ancora questo aspetto nel fatto che il venerabile Andrea ha capito che dare gloria a Dio con la propria vita, con la propria scelta, con le proprie, ecco, rinunce, i sacrifici che lui ha fatto come cavallo di battaglia, proprio era tipico della santità del suo tempo. Dare gloria a Dio significava proprio prendersi cura dei fratelli e delle persone
in concreto, donando loro gioia. Ecco, una cosa che mi colpisce del venerabile Andrea è proprio questa. Egli in tutti i suoi spostamenti, in tutte le mansioni che ha ricoperto, non desiderava altro che questo, mettere gli altri nella gioia, quella gioia che scaturisce proprio nel cuore di ogni uomo quando c'è qualcuno che ti incontra, qualcuno che ti fa sentire che esisti, che sei importante, qualcuno che si prende cura di te. Ecco, il venerabile Andrea ha dato gloria a Dio attraverso gli uomini, mettendo la gioia nel cuore degli uomini e delle donne che ha incontrato. Mi sembrano, ecco, tutte delle caratteristiche queste che oggi possano dirci dell'attualità di questo frate che, seppur ha vissuto nel Settecento, ancora oggi è vivo nel cuore, nella memoria, nella vita di tanti uomini e donne che lo invocano, lo pregano e lo considerano una guida e un maestro per la loro vita, non ultimo appunto proprio i suoi concittadini, gli uomini e le donne che vivono nella comunità di Burgio, che lo sentono come un fratello maggiore. Lo sentono e lo vedono come un punto di riferimento. Non c'è giorno, non c'è ora in cui, ecco, i burgitani vanno lì nel convento o solo passando davanti al convento, non si rivolgono al venerabile Andrea come guida, come maestro a cui consegnare le proprie ansie, le proprie preoccupazioni, i propri bisogni, proprio perché sentono profondamente l'umanità, ecco, oltre che l'umiltà e la disponibilità di questo, ecco, santo. Allora, ecco, questo volevo un po' sottolineare. Sì, Fra Michele, una mia curiosità legata alla biografia che abbiamo ascoltato, relativamente a quell'esperienza avuta in Portogallo, alla corte del re, della quale poi, scherzando, lui definiva un momento in cui ha fatto un po' da pulcinella. Ecco, ci puoi raccontare qualcosa di più specifico rispetto a questa esperienza? Sì, come un po' dicevamo, lui, essendo il Congo e l'Angola sotto la dominazione spagnola, prima di arrivare lì dovevano fermarsi appunto a Lisbona, in Portogallo, per imparare la lingua, per averne riconosciute, anche se vogliamo, le virtù, le capacità di poter andare, ecco, in missione. E allora, fermandosi a corte, lui ha mostrato subito, nella sua umiltà, anche la sua santità. E accortisi di questo, a corte, avendo avuto, ecco, il re Giovanni V ammalato, hanno chiesto la sua preghiera, la sua intercessione. E sin da subito lui lì si è ritirato indietro, si è rifiutato di fare questo, dicendo che lui era un semplice frate, non era un sacerdote, pertanto non poteva pregare per chiedere questa grazia, questa intercessione sarebbe stata più opportuna che fosse stata fatta da un sacerdote. Ma lì l'insistenza, ecco, dei familiari del re, e allora la sua preghiera umile e accompagnata da questa loro richiesta ha sortito, ecco, dei benefici. Addirittura ha ottenuto la guarigione, ecco, come intercessore presso Dio. Questo aspetto, questa benevolenza dunque che lui ebbe a corte, gli procurò non pochi problemi. Le invidie tipiche hanno fatto sì che lo denunciassero al nunzio apostolico. Il nunzio, quando lo volle incontrare ed ebbe modo di parlargli, ha constatato subito la santità, l'umiltà, la semplicità di questo frate. Perché una domanda
Egli volle rispondere in questo modo: Monsignore, cosa posso fare io se il Signore si serve anche degli asini per fare il bene? Bello. Ecco, da questa frase il nunzio si accorge di avere a che fare con una persona molto semplice, ma anche una persona dedita a Dio e al bene degli altri. Ti ringraziamo, ecco. Fra Michele, sì, per questa opportunità che ci hai dato di conoscere, ecco, Fra Andrea D'Aburgio. E chissà, forse alla nuova serie che terremo, se Dio vorrà, tra settembre e ottobre, ritorneremo a parlare sicuramente di questa figura. Ti ringraziamo, grazie, grazie, ti auguriamo pace e bene, e dovremmo dare la linea. Sono molto contento di essere stato con voi e di avere potuto parlare di questa umile ma anche grande figura di santità. Grazie. E a presto Fra Michele. Allora noi ci fermiamo per un'altra pausa, poi torneremo insieme per sintetizzare un po' il cammino fin qui svolto. A dopo. Noi abbiamo considerato questa nostra trasmissione come una scuola d'amore. Se dovessimo, ecco, usare una domanda che ci permetta di capire se quello che stiamo facendo ci possa portare alla santità, la domanda è unica. Ed è quella che varia per tutte le cose che facciamo, anche per quelle che ci possono sembrare più banali. Quanto amore ci metto nel fare quello? Quanto amore ci metto nella cucina? Ecco la mamma. Quanto amore ci metto nel giocare? Ecco il bambino. Quanto amore ci mettiamo anche noi nel fare la trasmissione? Quanto amore ci mettono i tecnici per comunicare, ecco, per far arrivare agli altri questa nostra puntata? Tutto ha questa semplice domanda. Quanto amore mettiamo nelle piccole cose? Per questo Papa Francesco bene diceva: non avete paura della santità, anche perché è qualche cosa alla quale l'uomo è chiamato di per sé. Noi siamo chiamati all'amore. Per questo il ritornello che ci ha accompagnato in questo periodo è sempre stato quello di dire: Ezio ci è stancato, Fra Ezio ci è stancato con questa scuola d'amore, scuola d'amore, scuola d'amore, scuola d'amore. Prima lo ricordava anche Leo. Ma è proprio così. Cioè, alle volte sembra come se la santità bisognerebbe essere dei supereroi. No. Quanto amore ci metto nel fare in quelle piccole cose? Ed abbiamo visto anche nella cornice del video che hai preparato una serie di figure giovani. Questo mi ha colpito molto proprio nel proseguo di questo nostro cammino, in questa nostra scuola d'amore. Tantissimi ragazzi, molti ormai arrivati agli onori degli altari, alcuni di loro speriamo quanto prima, ma comunque che hanno lasciato il segno in una società difficile da comparare a qualsiasi argomento che possa parlare semplicemente di fede e santità, quindi ancora più difficile oggi rispetto al passato. Chiaro, però ecco, su questo aggiungerei una cosa: è vero, noi abbiamo trattato di figure giovani perché sono quelle che oggi ne danno molta più testimonianza. E il santo è giovane di per sé, una persona che ama è di per sé giovane, che possa essere, ecco, l'anziano, che possa essere il bambino. Quelle figure sono figure anche che abbiamo avuto l'occasione di valutare, di vedere, di conoscere in questa nostra scuola. Con tante bellissime testimonianze. Con tante bellissime testimonianze, storie, ospiti che ci hanno accompagnato in questo cammino e che ringraziamo ancora una volta. Quindi alla fine, ecco, questa nostra ultima parte di questa puntata voglia essere veramente una vera e propria sintesi di questa scuola, quasi come se dovessimo, ecco, consegnare una lezione, e ripeto ancora una volta, non mi stancherò mai di dirlo, una lezione che è una lezione d'amore, una lezione che parte, e su questo, ecco, poi la diapositiva potrà aiutarci in questo, una lezione che parte da un nome ben preciso, da una persona ben precisa. Questa persona è la persona di Gesù, che ci ha dimostrato sulla croce e con la sua risurrezione qual è il fondamento del suo messaggio, e lo ripetiamo ancora, è l'amore. Non a caso Padre Pio ha voluto sottolineare questa bella testimonianza, che per imparare ad amare bisogna stare dove, Nicola? È sotto la croce. Sotto la croce. Vediamo tra l'altro un'immagine che rappresenta anche una parte fondamentale di questo nostro programma, che ha sempre avuto il suo inizio soffermandosi su una delle figure collegate a Padre Pio, in questo albero, così lo vogliamo immaginare, che ha dato tanti frutti nella nostra realtà della provincia cappuccina di Sant'Angelo e Padre Pio. Sono state belle le figure che abbiamo approfondito, di Fra Daniele Natale,
di Fra Modestino, ecco, vediamo Genoveffa de Troia, padre Matteo Dagnone, padre Raffaele della Santeria Pianisi. Sono figure che, se ricordiamo, abbiamo trattato nella prima parte anche della nostra puntata, proprio per il legame che loro avevano anche con la figura non solo della provincia ma anche con quella che poi è stata la storia di Padre Pio in sé per sé. Ed ecco, io ho riportato anche questa frase che ho tratto dall'epistolario, il volume terzo, dove si dice: «Pone dolcemente il tuo cuore nelle piaghe di Nostro Signore, ma non a forza di braccia. Abbi una gran confidenza nella sua misericordia e bontà, che Tegli non t'abbandonerà mai, ma non lasciare per questo di abbracciare bene la sua santa croce». È quasi come se Padre Pio ci stesse dando una chiave per questa santità, no? Una chiave che apra tutte le porte della vita, e questa chiave è a forma di croce. E ci ha proprio scritto questo nome su questa chiave, che è il nome di Gesù, che è il nome dell'amore, fattosi carne per noi. Quindi io penso che questo messaggio, cari fratelli, sorelle di Padre Pio TV, è il messaggio che vogliamo lanciarvi. Ecco, anche su questo un invito: quando spesso ci accostiamo anche al sacramento della confessione, poniamoci, è vero, peccato mortale, non peccato mortale, poniamoci la domanda, questo spesso l'ha ripetuto anche Papa Francesco: quanto amore ci metto nel fare quella cosa? Quanto amore ci metto nel dare quell'elemosina, quel panino a quel povero? Lo guardo negli occhi? Gli stringo la mano? Queste sono parole di Papa Francesco. Ed era l'incontro di cui parlava prima Fra Michele, l'incontro che stravolge, cioè è semplice dare una monetina, è diverso dare una monetina che abbia il peso dell'amore, guardando negli occhi, ma soprattutto entrando nel cuore dell'altro. Ecco, io penso che questa possa essere, Nicola, una sintesi di quello che abbiamo fatto. Io colgo l'occasione per ringraziare te e Leo per avermi accompagnato in questo cammino di scuola e per esserci messi alla scuola alla fine come degli allievi tutti quanti. Assolutamente, assolutamente. Grazie a te, Fra Ezio, per averci accompagnato con la tua guida in questo percorso che speriamo di poter riproporre ai nostri amici telespettatori nel più breve tempo possibile. Grazie ancora una volta a tutti e salutiamo, come abbiamo sempre fatto e come sempre faremo, con il nostro saluto di pace e bene. Pace e bene a tutti.